Salve a tutti, puntata di Onorato di mercoledì 23 dicembre ovviamente. Questa volta il conto alla rovescia sta, no alla rovescia, al contrario, il timer sta scorrendo di qua, vabbè fa un po' come cazzo di pare. E vabbè, prima di iniziare, cose fondamentali da fare, quali sono? Iscriversi al canale. Iscrivetevi immediatamente al canale se non l'avete già fatto e sotto, sì, sotto, aspetta, mannaggia, che fretta sempre. E poi dopo quel punto non avete fretta, non, sì, ciao, non avete, ciao, buonanotte. Nel frattempo un dizionario di lingua italiana si è suicidato. Non si ha fretta in questi casi, ecco. Io mi sono bloccato. E come invece fa Ono Bandana, ma si clicca su, è partita una sonda, colpo di tosse, e si va immediatamente ad attivare la campanellina che si compare una volta che uno clicca su iscriviti. Poi a quel punto, dopo uno va sotto e va a cercare in descrizione un link, scritto ovviamente non è che è un link così a cazzo, cioè è un link, è scritto tutti i riferimenti a Ono Bandana, è un link, è quello è il link che dovete cliccare per sostanzialmente seguirmi in ogni dove, e quindi ecco, essere ancora più certi che riceverete notifiche e robe. Rispetto alla campanellina, perché ogni tanto la campanellina fa un po' remengo, quindi ecco, quindi è meglio iscriversi anche altrove. Un po', lo so, ve l'ho detto un po' alla Giovanni Bivona. Scrivete così, cosa, dove, quando, che cosa scrivi? Ecco, l'ho detto un po' veramente a Giovanni Bivona. E se non sapete di cosa sto parlando, cercate, sicuramente sarà ancora in giro sull'internet. Come cazzo si chiamano? Gli spot elettorali, ecco. Giovanni Bivona, patto famiglia, là, che cazzo di partito, movimento assurdo era. Lui, sto arrivando, sto arrivando. Che poi dice un sacco di cose. E poi cos'è che c'aveva il suo programma era togliere le giungle. Prima diceva non c'è lavoro, non mi sono potuto nemmeno fare la doccia perché non c'è nemmeno l'acqua. Insomma, e poi andai a vedere il suo sì, progetto. Vabbè, ciao, programma elettorale era togliere le giungle addirittura dai marciapiedi, cioè, una cosa che poteva fare benissimo anche lui senza doversi candidare, insomma, bastava passare con l'accetta e un'esplosione, un attentato scampato. Ecco, Giovanni Bivona che ci sta bombardando. Comunque bastava insomma passare col machete, che so, è proprio la giungla, oppure con l'accetta, insomma, ecco, tagliavi col falcetto, ma sai, col falcetto, con la falce, insomma, che toglievi l'erba, insomma, proprio uno non ha il decespugliatore, con le forbici, cosa trovavo, insomma, ecco. Cioè, può fare anche uno come forma di volontariato. 4 minuti per parlare di Giovanni Bivona, che ovviamente non c'entra un cazzo con la puntata di oggi. Allora, la puntata di oggi invece è che sto cercando di risolvere il problema del server, cioè nel senso che vabbè. Cioè, visto anche uccidendo, killerando il programma per fare
backup, sincronizzare, eccetera, eccetera. E anche con quello, e anche non salvando più direttamente le registrazioni, cose sul cloud, ma passare prima per il per un hard disk esterno che ho comprato, e funziona, vi posso garantire che funziona. Pur con i settaggi di OBS al minimo, si pianta. Ora, io sinceramente non so che fare, cioè proprio sono arrivato veramente al limite, non lo so. Nel senso, adesso vediamo se riesco innanzitutto a pareggiare il discorso del backup e sincronia, come cazzo si chiama il programma. E una volta che siamo a posto, vediamo se riesco, perché non lo so, sinceramente non lo so. Sono come mi sentite, insomma, sicuramente sono un po' così, perché è una sega che non finisce più sta roba, è veramente pallosa. Detto, se a lungo andare non c'è verso, e a quel punto, se vedo che anche così, cioè anche se non sta facendo backup, non sta facendo niente di tutto questo, comunque lui si pianta, perché questo ultimamente succede, cioè lì per lì va anche 15, anche mezz'ora, poi si pianta, cioè proprio si blocca completamente, cioè proprio schermata fissa e non fa più nient'altro. Cioè tu muovi il mouse, niente, rimane tutto bloccato, control alt cancel, zero, proprio si pianta alla grande. Quindi o riesco, cioè non so più che fare, per cui sto veramente pensando che, cioè il fatto è questo, che anche formattando tutto, rimettendo Windows, paura che non risolva un cazzo. Più che altro la cosa un po' pallosa alla grande è il discorso che bloccare il Windows, insomma, non bloccare, scusatemi, formattare e ristallare Windows vuol dire che devo ripristinare tutto, cioè nel senso devo reinstallare il client per la telecamera, devo reinstallare OBS, vabbè, ma più che altro ecco rimettergli tutti i parametri, devo reinstallare sto cazzo di backup ROM che ci mette una vita, non so a sto punto se passare, ma volendo potrei anche levarlo di mezzo, il discorso del Google, come si chiama, del file stream, perché tanto alla fine non scarico più da lì, scarico dal computer recente, quando faccio da ponte, posso fare anche in quel modo, insomma, ecco, così almeno, insomma, tanto comunque spazio di archiviazione ce n'ho in abbondanza, anche perché praticamente adesso è metà dei 500 giga liberi, e pian piano poi toglierò anche tutto il resto, per cui vedrete che ce ne saranno quasi 500 giga liberi. In più ci sono adesso un hard disk da 2 tera, cioè voglio dire, insomma, ecco, spazio ce l'ho in abbondanza, anzi ce l'ho più che nel computer, quello recente.
però voglio dire, non però non lo so sinceramente, non lo so. A dirla tutta potrei anche toglierlo adesso, anche già forse toglierlo, ma non lo so, cioè si pianta per non fare niente, cioè non sta facendo niente, sta al 30-40% di CPU. Cioè, ora vi rendete conto sì perché l'ho cambiato, no? Perché diciamo fin da quando mi è stato regalato già, insomma, aveva i suoi bei problemini. Eccolo perché, vedete, insomma, ecco, cioè, non fa un cazzo, sta su di CPU alla grande. E quindi, cioè, voglio dire, vabbè. Quindi o faccio così alla lunga, posso optare per queste due, soluzioni, cioè formattare completamente Windows e ripartire da capo e sperare bene, o altrimenti provare un Linux. La distribuzione di Linux è sicuramente più leggera rispetto a Windows. Più che altro non c'è un mare di servizi inutili che girano, ecco, senza motivo. E l'unico problema grosso, e questo è veramente grosso, è grosso, che ho i miei dubbi che questo client, tra parentesi, tradotto malissimo in italiano, infatti l'ho lasciato in inglese, perché in inglese qualcosa capisco, ecco, in italiano era incapibile, perché era veramente tradotto male, cioè non letteralmente, ma proprio male, tradotto letteralmente male, era veramente incomprensibile, cioè veramente pareva un'altra lingua che in italiano, per cui l'ho lasciato in inglese. E il problema è che questo client, se non mi va nemmeno lì, è grazie al cazzo, cioè voglio dire, io quel server, diciamo quel computer, ecco, lo vorrei usare come server, e per appunto come server dovrebbe rimanere sempre acceso, ecco, e a differenza invece di quell'altro che magari vorrei incominciare un po' a, ogni tanto a dargli un po' di tregua, a spegnerlo, bandarlo, per esempio fargli fare gli aggiornamenti senza grossi problemi, eccetera eccetera. Ah, mi scordo sempre, mannaggia la puttana, non metto mai la modalità aereo, coglione. Ok, adesso ho fatto bene. E quindi ecco, finché quindi insomma è un po' un incubo. Invece la puntata di da seconda a Natale è già stata messa, e non so se questa andrà a finire per il Capodanno, e quindi purtroppo come ho detto, allora il problema grosso sono due. Il problema, ecco, che non riesco a risolvere del server, nel senso che per la videocamera sta funzionando, per carità, sta andando, però cioè, capito, tenere una telecamera, sì, buonanotte, un computer per una telecamera, avere la possibilità magari di mandare la fornace TV direttamente da qua, boh. E comunque c'è da dire anche un'altra cosa, posso benissimo comunque predispormi la scena per la fornace TV sul computer, quello recente, a prescindere comunque in ogni caso, perché più che altro il discorso della fornace TV era per due motivi: uno, perché così insomma uso la rete mia, la strumentazione mia, ed è una cosa che diciamo mi fa stare più tranquillo, ecco, diciamo così, più
più, cioè, sono a posto, ecco, da quel punto di vista. E dall'altra, no, dall'altra, senza dall'altra, l'altra cosa, ecco, non dall'altra, l'altra cosa è che un conto è avere una roba che è a distanza, un conto è avere una cosa che hai più o meno sotto controllo, anche in questi giorni, per esempio, da qui fino a ho sostanzialmente sotto controllo, per cui, diciamo, riparti, speriamo che ripartirà, ovviamente Dott Matteo, riparte Dott Matteo, le puntate, le prime, la prima TV, ecco, di Dott Matteo, un conto avere questa roba a distanza che poi dopo, non vi dico quante bestemmie ho tirato giù, per tutte le volte che poi legge di Murphy, di solito succedeva sempre qualche casino a ridosso, durante addirittura, anche durante. Poi dico, vabbè, quelli OBS finalmente hanno capito una cosa, cioè di mettere la timeline, insomma, la possibilità di scorrere il video. Grazie, ecco, se magari ci arrivate prima era meglio, maledetti. E più che altro il discorso è che non, cioè, questo comunque ce l'hai sotto mano, insomma, ecco, cioè, se c'è un problema non è che dici, oh cazzo, adesso mi si è piantato la connessione internet, non c'ho nemmeno sotto mano il computer, ecco, quanto ce l'hai sotto mano. E poi qua c'ho anche la possibilità della connessione, diciamo, di backup, e, senza virgolette, il backup e basta, è così, insomma, ecco. E cioè, c'è una saponetta con 30 giga rotte che non consumo mai, oppure, oh, proprio nemmeno ha la connessione, prendo il telefono e lo metto come hotspot, insomma, ecco, per quei 15 minuti che mediamente dura, ma anche meno, che dura il Dott Matteo, cioè, voglio dire, è assolutamente fattibile. E cosa invece, ecco, che invece se è una roba a distanza, se si pianta è fanculo. Quindi, insomma, un po' questo. Dall'altra invece, e qui ci va dall'altra, incontro sono che, insomma, se qua la connessione è quello che è, cioè, normalmente fa ghifo, tanto ghifo, non so che cos'è, sarà un qualcuno che è in diretta, oh, scusate, no, altri hanno condiviso, mamma, che cazzo me ne frega, madonna che palle, come compilare l'autocertificazione, ma che cazzo me ne incu... A me poi qualcuno mi deve spiegare, questa persona, uno, come fa a avere il mio numero di come cazzo si chiama, di servizio, bella domanda. Due, perché continua a mandarmi la roba, porca di quella puttana, cioè messaggi, roba, mannaggia la miseria. E vabbè, più che altro è questo numero di servizio, mannaggia la peppa. E finché lo mandi al mio personale, ciccio, ma su quello di servizio, insomma, magari sarebbe meglio anche di no. E comunque, vabbè, dopo vedremo l'autocertificazione, cazzo me ne frega a me. Vabbè, basta. E quindi, insomma, ecco questo. Quindi la connessione è quello che mi preoccupa un po'. Però per il resto, insomma, detto, tutto sta se riesco a risolvere questa roba. Ripeto,
dall'altra, ecco, mi scoccia il pensiero di dover però riformattare tutto, però se vedo che proprio non riesco a fare cose, vorrà dire che lo farò. E altra cosa ancora, invece, è che se non riesco a fare nemmeno formattando e installando tutto quanto, vediamo la distribuzione di Linux, ma lì che dire, cioè, dubito altamente che riesco a far funzionare il client. Non so, con un emulatore forse, boh, non lo so, però insomma la vedo un po' difficile. E altrettanto difficile poi dopo, cioè è come per dire adesso, ecco, sta andando per la videocamerina e dopo invece andrebbe solo per la fornace TV, insomma, mi piacerebbe tutte e due, cioè, voglio dire, ecco, se no, unire le due cose, insomma, invece, boh, pare che chiedo troppo. E come chiedo troppo? Sinceramente, l'ho già detto, insomma, ma mi ripeto, che non lo so, è un periodo che è un po'. È un periodo, probabilmente più che. Sì, ok, sicuramente c'è anche qualcosa nell'aria che non mi piace molto, e vabbè. Vabbè, non so che dirvi, però dall'altra c'è anche da ricordare che, insomma, diciamo che il periodo natalizio, non mi ricordo, ma veramente grandi periodi natalizi, nemmeno mi verrebbe da dire, nemmeno quando ero piccolo, per cui proprio. Ho quasi invidia, mi verrebbe da dire, perché il Natale invece la vive come un bellissimo momento, una cosa meravigliosa, una gioia, una felicità. A me invece sarà che forse è che si avvicina anche la fine dell'anno, per cui uno dentro di sé fa dei resoconti, fa dei bilanci, ecco, non mi veniva il termine giusto, cioè giusto, appropriato, insomma, ecco, non giusto, era giusto anche resoconti, e di come è andato l'anno, di come sono andate varie cose, e quindi un po' sarà quello, un po' perché diciamo che uno, non lo so, ecco, cioè, si trova la situazione in cui arriva sempre in questo periodo che, ecco, è allegro, felice, simpatico, e magari invece c'ha dei. C'ha delle cose dentro che che non vanno, il ticchettino, no, quello no, ringraziando Cristo, quello vanno. Oddio, devo dire, ultimamente ho qualche problemino con zona dietro, insomma, ecco. Do quasi la colpa al materasso, diversamente, come dire, diversamente a me gradito, ecco. Però, boh, Madonna, cioè, non lo so. Vabbè, a parte questo, insomma, cioè, boh, forse questo. Boh, cioè, detto, periodo un po', come dire, per me è stato sempre un po' il Natale, un periodo diversamente allegro. E quest'anno
non lo è cioè non è che invece quest'anno è Maracaibo. Quest'anno in realtà non è Maracaibo, penso, per nessuno. Per chi lo è, non lo so, cioè vive in un mondo tutto suo, evidentemente. E parleremo anche di questo e poi chiuderemo la puntata. Però, cioè, non lo so. Boh, devo essere sincero, non lo so, è un po' come Jägermeister in questo momento, non so perché, no. Però boh, non è un periodo, non è. Per me Natale non è periodo e non è periodo nemmeno questo Natale, non lo so, sinceramente. Vabbè, passerà come passeranno tutti i Natali, come non lo so, vabbè. E l'altra cosa invece, ed ecco quello che, con cui concluderei, è contrasto, direi, che c'è in questo periodo tra chi sta cercando di contrastare questo diavolo di virus e tutto il resto, e chi invece la sua priorità è il fatto che dovrà rinunciare a due nipoti, a due cugini, a due cose per la cena, il pranzo, la notte, la mattina, il pomeriggio di Natale e varie feste connesse. Cioè, come ha detto la mia pancia brontolando, cioè veramente, cioè, ma voi, ma che cazzo avete nel cervello? Il truciolato, che cazzo avete? Che cazzo avete? Che cazzo avete? Cioè, veramente. Non lo so, io non lo so, come ho detto, io ripeto, capisco, tu parli perché tu c'hai lo stipendio garantito, quindi, tra parentesi, continuo sempre a ripetere, sarà garantito, ma è sempre molto meno rispetto a tanti privati e rispetto a chi lavora col privato. Ve lo dico subito, per cui il primo che mi viene a dire ma tu c'hai il coso garantito, sì, ce l'ho garantito, ma quattro pigne, ecco, per cui non rompermi tanto i coglioni, ecco, perché il primo che mi viene a dire perché voi statali non fate un cazzo, questo gli arriva nel muso, ecco, e glielo spacco, perché che non farà niente, sarà tua madre che non ti ha fatto il cervello, ecco. Testa di cazzo, no. Perché chi non fa un cazzo, non ti preoccupare, non lo fa nemmeno col privato, perché io non ho visto, io purtroppo per voi vengo anche dal privato, ho visto anche il privato, ho visto dal piccolo al grande, l'ho visto di tutti i tipi, e vi posso garantire che sia nel piccolo che nel grande privato c'è sempre anche quello che non fa un cazzo. Io l'ho visto, non mi potete dire che non l'ho visto male, perché ho visto purtroppo persone che si facevano timbrare nel privato, non sto parlando nel pubblico, nel privato facevano timbrare anche per gli altri, che telefonavano e dicevano oh, io sono in ritardo, puoi timbrarmi? Sempre, guarda caso è sempre in ritardo, svegliate prima, no? Però lì andava bene, o nel piccolo che c'era chi era un totale incapace che però andava avanti, non si sa perché, chissà, boh, forse c'era la tessera buona, chissà, per cui non mi state a dire, insomma, ecco, che nel pubblico sono tutti fancazzisti e nel privato invece sono tutti efficienti, perché non mi pare proprio, ecco, anche perché poi dopo, se mi volete proprio stare tanto a dire, mi verrebbe da dire che, per esempio,
Autostrade per l'Italia è un privato e abbiamo visto la bellissima gestione fatta da i Benetton. L'ho visto, bellissima, avete visto che bello, no? Avete visto il ponte sul Polcevera, no? Che come sta su, no? L'hanno fatti quattro nel frattempo, no? Per quanto era bello, quanto era ben tenuto, vero? I privati, ecco, e l'efficienza del privato, abbiamo visto. Dai, su, per cortesia. Per cui, non mi è stato a dire che cose, perché comunque in questo paese, anzi, in questo paese, a prescindere dal privato, pubblico, è che chi non ha voglia fa un cazzo, va avanti uguale, ecco. Per cui, e ritornando invece a noi, al discorso, a tanti ristoratori, robe del genere, e si lamentano, ripeto, in realtà non va chiuso nessuno, cioè potete lavorare, ho capito che non c'avete le persone dentro, ma l'asporto e la consegna a domicilio non ve l'hanno impedita, quella non è impedita. Per cui, se tanto ci tenete a lavorare, a fare, ingegnatevi, Cristo. Oh, visto che siete privati, siete tutti efficienti, no? Allora, fateci vedere l'efficienza del privato. Non mi pare. Ecco, in questo caso non funziona l'efficienza del privato. Invece in questo caso c'è il privato che chiagne e basta. Chiagne e fotte. Che poi dopo fotte, ecco. Allora, perché io, ripeto, ne ho visti parecchi. Di privati invece veri, che però ok, non posso fare, non posso avere le persone dentro, ok, perfetto, mi invento consegne a domicilio. Anche bar li ho visti far così qui, ecco. Per cui dai, su, c'è chi si piagna addosso e chi invece si dà da fare. Ecco, e vedo, insomma, ecco, ristoranti, o addirittura qualcuno, tu, quelli che non gli andrà bene saranno quelli che danno da mangiare ai loro figli con la loro attività. Ho capito, ma tu vuoi lasciar tutto aperto perché tu devi guadagnare, perché non puoi, giustamente, perché io dice campo di questo, ma anteponi il tuo guadagno alla salute degli altri per 3 giorni, 4, una settimana, perché alla fine la rifferrafa sono una settimana di lavoro, perché non tutti lavorano sabato e domenica, dai, su. Per cortesia, poi dopo mi vengono a dire la magia del Natale, la sega, cioè anteporre il proprio guadagno personale a alla salute pubblica, cioè non lo so veramente. Vabbè. Ma poi ripeto, poi questi qui che vedi, cioè la loro preoccupazione è il fatto che non possono fare il cenone con 260 familiari. Cioè, ma io dico, ma non lo so, è veramente, è come, a me mi sembrano tutta gente che è coinvolta in un incidente, con tamponamenti a catena, morti ovunque, fuoco da ogni macchina, e invece dice ok, scappiamo, andiamoci a riparare, oppure andiamo a chiamare i soccorsi, stanno lì che si barcamenano perché non riescono a sentire bene RTL dall'autoradio. Cioè, veramente siete fuori di testa. Cioè, a me veramente certa gente mi verrebbe da dire, oh, che soprattutto quelli lì che dicono oh, ci hanno levato il Natale, mi verrebbe da tagliargli, da levargli la testa, perché tanto è inutile. Tanto non gli serve, è un unico, è un soprammobile inutile.
non serve un cazzo la loro testa. Cioè, io sinceramente mi sono rotto i coglioni da avere a che fare con sta gente. Mi sono rotto le palle, va bene, tanto per rimanere nello spirito natalizio, nell'amore e nella gioia. Io mi sono rotto i coglioni, sinceramente, da avere a che fare con questi coglioni. Cioè, ma è possibile che non c'è un parente, un qualcuno che gli voglia bene? Ma il problema è che purtroppo stanno sempre fra di loro, per cui è difficile. Ma un qualcuno intelligente che gli dice, ma scusami, ma la tua preoccupazione è quella. Ma perché non te dà fuoco? Non c'è un amico, un parente, un conoscente, un qualcuno dotato di non dico di un quoziente intellettuale, intellettivo, esagerato, ma diciamo con un'intelligenza media, ecco, che sicuramente è più della loro, di questi personaggi, che magari arriva con una carica di benzina e dici, guarda, tieni, te l'ho regalata io, adesso se non sai nemmeno cosa fare, se vuoi procedo io all'azione. Cioè, sinceramente, io penso che certa gente non è recuperabile. Io non sono per quelle che, oh, bisogna recuperare, no, che cazzo vuoi recuperare? Che cazzo vuoi recuperare certa gente? Ma se non ci arrivi da solo, non sei recuperabile, come ti recupero? Cioè, che fa? Ritorniamo all'asilo. Cioè, l'unico modo per recuperare certa gente dice, ok, va bene, abbiamo fallito finora, perché poi dice, vabbè, oh cazzo, è un bambino piccolo, vabbè, migliorerà. No, è tutta gente anche di 40 anni, 50, 60. Ma che vuoi migliorare da sta gente? Che vuoi migliorare? Cioè, è così prodigio che ragiona esattamente come ragionava 2 anni, cioè, voglio dire, cioè, proprio è stato sbagliato tutto con queste persone. Noi torniamo a capo, o facciamo questo, facciamo un rientro scolastico obbligatorio a tutta sta gente, non TSO, cioè proprio un rientro, cioè proprio un... Proprio, vabbè, guarda, tu lavori, basta, lascia perdere, ti paghiamo noi, quanti sono, 7, 8 anni, 9, di scuola, dell'obbligo, te la rifacciamo rifare tutta, ripartendo ovviamente da scuola materna, cioè bisogna tornare proprio alle basi, ecco, cioè come si sta con gli altri, questo è un triangolo, cioè ste robe, insomma, ecco, proprio tocca tornare a sta mentalità, perché gente che non capisce sta roba, che durante una pandemia con morti che a un continuo, che si aggiungono ovviamente agli altri diciamo più o meno naturali, più o meno fisiologici, e che deve festeggiare il Natale a fronte di decine di migliaia di famiglie che hanno avuto il lutto per colpa di sto cazzo di virus, cioè, a me mi sembra veramente non da irresponsabile, proprio da persone prive di alcun tipo di intelligenza. Che cazzo c'è da festeggiare? Ma che cazzo c'è da festeggiare, porco demonio? Ma cosa? Cosa? Che sei vivo? Ma festeggia da solo! Porca troia! Che cazzo c'è da festeggiare? Perché è Natale! È Natale sti cazzi! Porca troia! Sono morte non so quante persone! Ma porca puttana! Ma dai! Ma gli ortodossi mica festeggiano Natale adesso, Eppure che loro non campano, mi pare che campano uguale. Altre nazioni dove non si festeggia il Natale mi pare che non se ne fanno nessun problema, insomma, ecco. Cioè, voi invece proprio pare che l'esistenza vostra si scompaia perché non potete festeggiare. Ma io non lo so, ma cosa cazzo dovete festeggiare?
ma siete fuori di testa, completamente fuori. Cioè, io non dico che ci dobbiamo prendere a mattonate oppure col gatto là, quante code c'ha, 4, 9 insomma una frusta particolare, cioè dobbiamo fare così, i flagellanti, io non dico questo, ma porca troia, ma nemmeno, cioè, non si può, basta, cioè, mettete l'anima in pace, non puoi, basta, lo farai il prossimo anno, io dico, il prossimo anno prenderai e farai un mega cenone che non finisce più dal 23 al 6 di gennaio, in cui chiamerai anche il vicino che avevi anni or sono, cioè voglio dire, no, invece loro questo, detto, o facciamo questo veramente o li leviamo dal mondo, perché io sinceramente non so che farmene sta gente, cioè veramente che gli fai fare? Oltretutto poi, se è così deficiente questo, secondo me è anche un coglione in altri ambiti, perché cioè non voglio pensare che sia un genio, che ne so, dell'ingegneria, delle costruzioni, e magari invece un completo coglione in altre, cioè io mi immagino che sia un genio in qualcosa, comunque sia intelligente anche in altro, per carità, ne ho conosciuti altri che hanno dei geni, sparo una cosa più o meno a caso, in filosofia, e poi fuori da quello tabula rasa completa, cioè veramente la stupidità allo stato puro, però insomma voglio dire, che dire, non bah, vabbè, e quindi ecco, quindi questo in pasta, direi che spero che abbiate passato un buon Natale, visto che insomma ecco questa puntata andrà dopo, nonostante adesso non sia ancora Natale in questo momento in cui sto registrando, e che dire, sto pensando a un qualcosa da fare, registrazioni, robe, ma boh, vediamo, vi terrò informati, per appunto c'è il link in descrizione che serve anche per queste cose, extra onorato. Dunque questo è tutto, e direi che a questo punto ci vediamo alla prossima puntata, domani per me in questo momento sarà Virgilia, sì, vabbè, ciao, Virgilia Giacomini, non so chi è, non va a caso, non so che cazzo, Vigilia forse, domani per me sarà Vigilia, per cui insomma, boh, vediamo come mi gira, per ora, ci vediamo alla prossima puntata.